ma insomma. E sono contento di rivedere vecchi amici qui, dopo tanti anni. Non ho dimenticato, perché alcune esperienze sono indimenticabili, ed è giusto che si stia qui a celebrare, non solo ricordare, come cercherò di motivare, Luigi Bolla e Anguam. C'è in lui qualcosa di straordinario come persona, su questo mi soffermerò, ma anche come modello, proposta, una proposta di azione missionaria diversa da quella tradizionale, non solo, ma anche da quella diffusa in buona parte del mondo di oggi. È difficile fare questo mestiere, lo sapete meglio di me, ma Iago mi ha dato un orientamento che andrebbe rivisto, commentato, studiato più di quanto non sia stato fatto finora. Allora, io ho alcuni punti. Il primo è qualche osservazione sull'uomo, padre Luis Bolla, molte cose sono state già dette, sul suo carattere, sul suo metodo di lavoro, sulle sue proposte innovative nell'azione missionaria. L'uomo, la sua storia, la sua personalità, la sua incessante attività di catechesi, le innovazioni rispetto alla missionologia tradizionale sono note a chiunque lo abbia conosciuto molto bene, e qui ce ne sono tante di noi, e sono sotto gli occhi di tutti oggi da quando, recentemente, sono stati pubblicati alcuni dei suoi più importanti scritti, che sono questi. Ma c'è dell'altro, io per esempio non lo potevo portare in genere, quando vengo alle riunioni, per esempio mi porto come Linus, tutte le epoche. Avrei voluto portare il diario di Wichim, che io ho nella mia biblioteca, 1200 pagine, minuziosamente, che scrivono quel che è successo durante questi anni di Wichim, tutti i giorni meticolosamente quel che succedeva, eccetera. Ma devo notare anch'io, come forse non è stato fatto, il libro di José Arnalot, per chi non l'ha letto, io invito a leggerlo, perché non è soltanto una storia di un'esperienza importante, forte, è che è scritto bene. José, ripeto, quando uscì il libro io mi sono reso conto di un ragazzo simpatico, una persona, un catalano come si deve, ma come va a scrivere così bene? Dove gliela... Non è una storia qualunque, il successo del libro dipende dal fatto che ha saputo raccontare, non basta elencare eventi, avvenimenti, bisogna saper raccontare e bisogna immettere una passione esistenziale e rivestirla di una forma adeguata. Quel libro è straordinario per queste ragioni. Dunque, ecco alcuni degli aspetti e dei pregi, a mio avviso, di una vita esemplare. Mi permetto di definire una vita esemplare, quella di Luigi Bolla e Anguam. Uno, la fiducia incrollabile nella sua missione. Incrollabile. Mai visto uno che avesse una fede così adamantina, solidissima e non enfatica. Non enfatica, non era uno che faceva questi discorsi che spesso sono normali, umanissimi, che ho sentito fare molti missionari in tutto il mondo. Semplice, lineare, basta, è così. E non si muoveva di un millimetro. La sincerità, ma anche il coraggio, perché l'uomo, come si racconta in questo libro, è stato dentro controversie mica da poco, lo hanno minacciato più volte. Tranquillo, tranquillo, attitudine al rischio, ad affrontare i conflitti potenziali con certe istituzioni e persone, narcotrafficanti, mercanti, militari peruviani, militari coreani, gli uni lo accusavano di essere spia dell'Ecuador, gli altri di essere spia del Perù. Lui tranquillo, lui aveva una capacità di agire con severità, mente aperta e disponibilità al dialogo. Secondo punto, la tenacia, la costanza e la capacità singolare di unire stabilmente il messaggio con il fare quotidiano. Ricorderete certo le grandi polemiche a partire da Lutero sulla opposizione tra fede e opere. Non mi
Yangon c'era una fusione assoluta, il messaggio era agire nel mondo con gli altri. Tra il fare e il credere non c'è un abisso, non sono due registri, due mondi diversi lontani. E quindi significa anche che la fede va vissuta e va dimostrata attraverso la propria esperienza. Ricorderete tutti che cosa significa la vivenza, cioè il vivere una esperienza di vita nel quotidiano ed essere un esempio per gli indigeni. Io sono cristiano perché faccio così, perché mi muovo, non sono un predicatore, non sono uno che salgo lì sopra e dico le cose che fanno parte di una grande tradizione, ma insomma fede e opere sono fuse. Terzo livello, l'apprezzamento costante per la cultura indigena, lo ha sempre avuto. Lui accettava, come è stato già detto, e aveva una grande capacità di dialogo, di negoziazione anche con gli aspetti più aspri. Quarto, la semplicità, era un grande semplificatore. C'è da dire che sul piano teologico spesso è un po' rapido, non ha la profondità di Domingo Botasso, il fratello di Juan, che è un raffinatissimo, un grande teologo, ma non ha il carisma di padre Bolla né la tenacia e la costanza. I diari di Wicin di Domenico Botasso, non c'è tempo per andare a fondo, queste cose sono tutti documenti inediti che dovrebbero essere letti. Un missionario che sta e riflette, pensa e ripensa il patrimonio che lo ha costruito e la sua capacità di adattamento alla situazione contestuale, eccetera. L'attitudine alla semplificazione, con pochi riferimenti e ragionamenti intensi di teologia generale e di teologia pastorale, c'è poco in Yangon nei suoi libri su queste cose. Per noi che lo celebriamo oggi è importante, certo, credo, il ricordo della sua indimenticabile personalità, ma non basta. È molto più importante che il ricordo è la memoria. La memoria è una cosa complicata, perché la memoria si proietta nel futuro, utilizza il ricordo per agire, per costruire, per modificare. Noi non lo ricordiamo semplicemente per compiangere un fratello che è morto tanti anni, pochi anni fa, nel 2012. No, noi vogliamo imparare, vogliamo capire e utilizzare per noi e per tutti noi nelle azioni future. Tendiamo a trarre dal ricordo insegnamenti e suggerimenti. Uno dei punti centrali è stato accennato, come diceva anche nel filmino, della sua strategia originale di catechesi, fu la richiesta di condizioni alla sua istituzione. L'ordine salesiano, bisogna dire, con Bolla è stato di grande elasticità. Ha tenuto in conto, perché la tenacia e la vivezza dell'uomo era tale che non è che si potesse prenderlo sotto gamba, insomma. Le condizioni erano, come è stato detto, uno, non acquisire terra. Sembra una sciocchezza. Non acquisire terra. Non essere stabilmente costruendo un'istituzione visibile che è modello e immagine del mondo di fuori. Questo ha chiesto. Non voglio terra. Non voglio terra, non voglio istituzioni stabili e autosufficienti. Voglio essere considerato come un ospite, è stato quindi sottoposto alle regole locali dell'ospitalità. Un ospite deve comportarsi come ospite. Mica poi un po' là, ma io sono un missionario salesiano, io sono che vuol dire. Qua sei a casa mia e ti comporti, se non ti dispiace, come dicono le regole. Terzo, che gli fosse permesso di adottare i costumi locali. Queste proposte vennero accettate ad experimentum dall'ordine salesiano, che in questo è meritorio, devo dire, perché non io conosco abbastanza bene, insomma, da studioso, dai gesuiti ai domenicani, nessuno ha mai accettato questi strambi personaggi originali che pretendevano cose che, mi ricordo, alcuni procuratori generali dicevano, ma vai, mettiamo la bilancia, questo è uno e ci costa, che ci costa, lo mettiamo alla mano, se invece fosse dentro un contesto andrebbe a, no, dicevo io e diceva lui, il cristianesimo non si misura con la bilancia,
non è il peso, perché sennò avrebbero vinto i francescani che nel 500-600 battezzavano come pazzi tutto quello che potevano battezzare, e poi fare il conto abbiamo battezzato 1785 persone, eccetera. Bene. Alcuni ricordi personali potete immaginare, sono pieno di colloqui, interviste, dialoghi, lettere. Per lunghi anni ho avuto il privilegio di discutere con lui e abbiamo discusso con franchezza, con rispetto reciproco. Io lo rispettavo moltissimo, ma al tempo stesso rispettavo le mie idee, rispettavo la professione che io rappresentavo e capivo che a lui interessava l'antropologia. E quindi facevo un antropologo prudente, non è che mi mettevo a fare l'antropologo picchia missionario, ma ci mancherebbe altro. Quindi a Wicim abbiamo anche discusso a lungo. La curiosità antropologica faceva domande acute. Uno era in grado di dire, ma tu cosa dici su questo costume che hanno loro? Perché ce l'hanno? Perché pensi che eccetera? E l'uomo accettava, ma anche certe volte dava la tostina, perché aveva la capacità, avendo la sua esperienza di uomo di campo, diceva no, non funziona. Io dico, perché non funziona? C'aveva ragione lui. Quindi per me è stato arricchente. Il mio mestiere si è costruito lentamente anche attraverso il dialogo con questo uomo straordinario che non pretendeva mai dagli altri che fossero, avessero l'impianto di fede, l'impianto di cosa, no, perché lui diceva essere umano, fratello, sei mio fratello. Quindi, e poi lui sosteneva una tesi molto interessante, c'è un cristianesimo implicito, non formale e non credenziale, di gente che vive, si comporta secondo certe regole che sono assolutamente simili, ma non si mette il labollo, il timbro, eccetera, eccetera. Straordinaria capacità di adattare il Vangelo alle cose semplici della vita, straordinaria. E spesso capacità di adattarlo anche alla conoscenza. Mi sorprese questo. La conoscenza, che io chiamo scientifica, il mestiere nostro, le migliaia di libri che noi abbiamo letti, anche questo si può. Lui metteva il Vangelo dovunque ed era bravissimo. Io sono rimasto impressionato e da allora ho continuato tutta la vita ad avere un rispetto assoluto per il Vangelo, assoluto. Per il resto, perdonate, povero peccatore, per il resto sono... per la istituzione, la concrezione storica, la Chiesa che cambia, costruisce, si contraddice, eccetera, ho una certa, ma da storico, faticosamente, e quando qualcuno mi obietta delle cose sto ad ascoltare, no, cioè, non è che rimango zitto, cioè rimango zitto dopo aver ascoltato. Ho raccolto numerose interviste su vari temi, per esempio sulla guerra. Abbiamo discusso a lungo, perché lui accettava, mi diceva, c'hanno la guerra, sono aggressivi, gli uomini forti si distinguono perché hanno ucciso. Che cosa terribile con le armi, diceva. Un grande uomo è grande uomo perché ha ucciso. Come si fa? Cosa facciamo? Come facevano i gesuiti in certe facce, proibiamo. Dico, no padre, per carità, noi, io non proibire, lei non proibisca nulla per se può. Lui ha detto, dobbiamo trovare un e uso un linguaggio antropologico classico, un sostituto funzionale. Studiamo bene come funzionano i conflitti. E alla fine abbiamo insieme trovato, abbiamo valorizzato un istituto, quello della compensazione, che esisteva già. Quando uno si uccideva due persone, poi alla fine trovavano un accordo, si dava un fucile e quando fanno la pace, fanno la pace. Non ritornano più indietro. Quindi lavorando su questo lentamente, eccetera. Era molto attento alle sperimentazioni e alle argomentazioni. Concepiva l'attività missionaria come un do ut des. Non pensava che il missionario dovesse soltanto erogare, dare come un dispensatore di cose, ma doveva prendere e dare. Dei due modelli della storia della missionologia che si erano alternati con diverse fortune nei secoli, privilegiava senza indugi quello della pedagogia orizzontale e reciproca, che è una cosa rara, l'ho vista poche volte,
Cioè in essa prima si impara e poi si insegna, comunicando su un piano paritario, e si prende assolutamente sul serio il modo di pensare, le scelte culturali, la capacità di comprensione, di decisione, di reazione attiva della società indigena. Era molto attento, mi raccontava certe volte, ho fatto questo e loro hanno reagito così. Cioè registrava come risponde la società locale. Non era uno che arrivava lì e diceva le sue cose e se ne andava. Come c'è, perdonatemi, siete molto generosi con me, spero, come certi preti o missionari che vanno la domenica in un villaggio lontano, dicono la messa, emanano 12.000 pezzi di patristica, cose, eccetera, eccetera, e se ne torna a casa. Non funziona così, non funziona. Noi, il missionario non è uno che fa le messe e basta. Lui ci suggerisce di riflettere sul fatto che o fa altro e fa a tutto tondo un'attività umana profonda, interna, o è inutile e meglio che vada a fare un altro mestiere. Bene, mostrava invece spesso un certo fastidio e un'attitudine critica nei confronti della pedagogia verticale e asimmetrica, quella tipica, diciamo, degli internati, eccetera, nella quale il missionario è colui che sa, che insegna a chi nulla sa o male sa, incorrendo in errori, e spesso insegna con modi e forme più o meno costrittive. Ci sono esempi a non finire. Il mondo protestante, deve essere sincero, è molto più rigido su questo. Conosco molto bene il mondo protestante, che ha lavorato anche su temi antropologici, e spesso loro sono cose diaboliche, sono errori, eccetera, attaccano, vietano. Come fa uno a vietare dall'esterno? Uno viene dall'esterno e vieta. Impedisce a una società di vivere secondo i suoi costumi. Prima te li studi, li capisci e poi agisci su di esso come una persona anziana, come un saggio che vuole orientare i cambiamenti di questa società. Gli internati, abbiamo detto, insomma, su questo c'è stato un dibattito lunghissimo. Il terzo punto è l'importanza dell'antropologia nella formazione di Yangon. È sorprendente, è stata molto più importante di quanto non sembri. Ma non ha avuto vie normali. Non ha letto molti libri, Yangon non era un uomo che stava molto sui libri. Mi guardava con aria ammirata quando io stavo giornate intere a leggere 400 pagine di libri su libri su libri. Il mio mestiere era... Lui prendeva l'essenziale di una cosa, coglieva l'essenziale, ma non ho mai visto, mai incontrato un missionario che avesse chiari così bene i principi fondamentali della conoscenza antropologica. Ma semplici, quali sono? Uno, il fatto che tutte le società umane possedevano dei complessi patrimoni sociali e culturali ricchi di grandi pregi e anche naturalmente di difetti. Le società sono incomplete. Quasi tutto, ognuno ha le sue storie, che si trasmettevano in maniera formale o informale alle nuove generazioni. È una cosa importantissima, il giudizio di valore sui costumi altrui, soprattutto nelle prime fasi del processo di conoscenza e di comprensione, non è necessario. Anzi, tende a rendere più difficile e inefficace il processo di comprensione. Non è necessario il giudizio, giudicare. Perché prima? C'è tempo. Secondo, il fatto che i sistemi culturali tendono all'integrazione. Lui non aveva accettato l'idea di certi rigidi antropologi americani che le culture sono cristalli, non si possono toccare, eccetera. Cioè, tendono a ripercuotersi l'intervento in un settore e ripercuotersi in altri. Quindi il missionario deve avere una visione globale, onnicomprensiva. Non deve parlare solo ed esclusivamente, deve andare al cuore, al mattone, come diceva così andano, però deve vedere l'insieme. E lui sapeva la caccia, la pesca, come si costruiva una casa. Era uno di loro in questo senso. Terzo, il fatto che ogni società ha una sua vita ed esperienza religiosa. Questo è molto importante. Di variabile intensità. E questo è quello che manca in una certa missionologia. Cioè si sottostima la religiosità. Io sono in grado, come testimone,
di vedere la profonda umanità, la sensibilità religiosa elementare legata al mondo, alle figure, agli animali, allo spazio, alle oscurità del cosmo, alle difficilissime risposte che i miei interlocutori indigeni non sapevano a volte darmi su cose che non sappiamo, mi diceva. Ah, sarebbe bello saperlo, sarebbe bello saperlo. C'è questa inquietudine di fronte a un campo gigantesco del quale l'uomo non ha, sul quale l'uomo non ha un controllo diretto. E poi, quarto, il fatto che le società umane cambiano continuamente. Ma il cambiamento, questo è un punto chiaro per Yangon, deve essere lento e progressivo e deve svolgersi con il contributo attivo, decisionale, spontaneo della società indigena. Quinto, non si può pensare di conoscere a fondo una società estranea alla quale si intenda dedicare la propria attività di trasformatore socioculturale senza conoscere a fondo la lingua indigena. Su questo è stato già detto, era tassativo. Non è possibile che si continui a fare attività senza conoscere la lingua, perché nella lingua passano le cose più sottili. Si comunica umanamente, direttamente, sapendo la lingua. Pensate che uno che deve avere un traduttore. Ma ve lo immaginate un missionario che lavora col traduttore? Ma ve lo immaginate? Su questo ci sono osservazioni che io farò e alcune osservazioni, mi permetterò delle osservazioni critiche, perché ho un fratello che si ama, si dicono delle cose, quelle cose che uno pensa che forse andrebbero in qualche modo corretto, trasformato. Infine, qualche volta gli ho sentito fare una cosa strana. Lui aveva recepito un principio dell'antropologia che è recentissimo, quello della autoanalisi culturale. Mi ricordo una volta mi disse: noi dobbiamo chiederci non soltanto chi sono gli Acioari, ma chi siamo noi. Perché viaggiamo? Perché siamo qui? Da dove veniamo? Chi veramente ci ha mandati? Quanto c'è la vecchia grande domanda nella tradizione, diciamo, della teologia cattolica, cioè quanto c'è di concrezione storica dentro il cattolicesimo? Quanto il cattolicesimo è legato a una certa storia partita da Costantino e quanto è un valore universale che prescinde da queste incrostazioni storiche specifiche, no? Quali sono le forze storiche che ci spingono? E un'altra cosa, diceva, distinguiamo i cattolici dai protestanti. Diceva, non scherziamo, sono confratelli, per carità, eccetera, ma è una visione diversa. Lui aveva parlato una notte, una bellissima discussione su Lutero e sulla logica degli famosi 39, mi ricordo, se sono 39, 49 punti affissi nella Chiesa, eccetera. Queste critiche che sono tutte all'istituzione Chiesa, non tanto alla dottrina, ma c'è proprio questo spostamento verso le sacre scritture, piuttosto che verso l'istituzione della... E poi lui diceva che l'ordine religioso è importante, essere salesiani non è come essere verbiti, o francescani, o gesuiti, o passionisti, o domenicani, o infine missionari della Consolata. Ci sono differenze. Differenze nella formazione, nell'ispirazione, nella pratica, eccetera. Ma ovviamente su di lui influì enormemente il Concilio Vaticano II, e lo dico con un certo disappunto, noto da testimone esterno, che il Concilio Vaticano II, questa grande, grandissima epoca della Chiesa Cattolica, è stata un po' dimenticata. Per ragioni complesse che si spiegano, eccetera. Io mi ricordo che lui aveva i documenti basici, la Mater e Magistra di Giovanni XXIII, c'era là, sempre, davanti. Il decreto ad gentes, la Costituzione pastorale Gaudium et Spes, fondamentali di Giovanni, quest'ultimo Giovanni, cioè, no. Poi la Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II. E altrettanta importanza avevano le riunioni, i risultati delle riunioni di Melgari, di Chitos e Ciclaio, che erano quelle post-Vaticano nella Chiesa amazzonica. Dell'antropologia Yangon mi diceva sempre bene, ma non mai fatto, è stato bravissimo, è stato con tutti i nostri difetti, per lui era generosissimo, salvo quando parlava degli antropologi di fine settimana, non li poteva avere. E pretendevo di arrivare venerdì sera
facevo venerdì sera, sabato, domenica, già lunedì mattina tornavo e scrivevo un saggio. Un saggio è un'interpretazione della cultura degli indigeni. E poi diffidava degli antropologi che erano assolutamente concentrati nella lotta sociale e politica contro le discriminazioni. Non che non fossero importanti, era un lottatore, ma diceva è una funzione parallela. Uno non è antropologo perché fa la lotta sociale a favore degli indigeni, è un decifratore di sistemi culturali. È uno che perde il suo tempo, la sua vita, cercando di comprendere perché e come vivono gli esseri umani, che hanno una ricchezza straordinaria in tutte le loro variazioni. Lui diceva la seconda si doveva certo applicare per dopo, e faceva una critica alla teologia della liberazione un po' tosta, perché lui diceva ci sono dei colleghi missionari, era sempre, intendiamoci, gentile, squisito, mai visto un aggettivo sopra le righe, diceva che molti di questi miei confratelli pensano che prima bisogna fare la lotta sociale, liberare gli indigeni dallo sfruttamento e poi, solo dopo, quando lo sfruttamento è stato finito, vinto, eccetera, iniziare a parlare del Vangelo. No. La sincerità e la trasparenza. Me l'ho ripetuto 10 volte. E valeva per me come antropologo e avrò già ragione per lui come missionario, dovevano essere strumenti prioritari di quella fase, fin dai primi mesi di lavoro sul campo. Il missionario doveva fin dal primo giorno, senza indugi, parlare, sia pure con prudenti accenni, del Vangelo, del sacrificio di Cristo, della provvidenza, perché era quello che era stato mandato. Certo, in modi particolari annunciare, vedere, accennare, fin dall'inizio, cercando fin da subito un qualche appiglio, una qualche analogia con credenze e rituali locali che potessero suggerire associazioni, interazioni, forme di dialogo tra culture religiose diverse, quello che poi è stato fatto con l'aiuto di padre Silvio Pellizzaro che è illuminato in questo. Ora, ci sono anche, però, c'è anche un Yanguam etnografo, noi lo rispettiamo. Nei due libri pubblicati qui in Italia, non so che sia stipulato anche in Perù, ma qui l'ha pubblicato il VIS, uno è Il popolo della Wayuu e l'altro è Gli Ajuar sotto gruppo del popolo degli Ainz Ojibaro, ci sono infinità di descrizioni puntuali, ci sono testi di canti, testi in lingua con traduzione, descrizioni minuziosissime di cerimonie importanti come la cerimonia del Natan, la ayahuasca, la bevanda psicotropa, e quella del tabacco, zang, meticoloso, non l'ho trovata altrove. In altre fonti antropologiche non ci sono, quindi lui era anche uno che aveva attitudine a questo tipo di... Abbiamo passato giornate discutendo a lungo del dibattito fra antropologi e missionari. Non me la allungo qua, cerco di farla brevissima. Io ho portato nella mia borsa per me il dossier, che è un dossier grosso così, che io raccoglievo negli anni tutti i meriti, le cose antropologiche. C'è un certo Hibbert che negli anni 70 ha scritto un articolo che si chiama Anthropologist versus Missionaries, a Love-Hate Relations, una relazione di amore e odio. Ma sto vero, esagerati. Insomma, gli studiosi esagerano, tipizzano, contrastano. C'è comunque una ragione in questo, in un saggio di questo, perché c'era nella vecchia antropologia un'accusa insostenibile oggi, il fatto che le culture sono insiemi organici e quindi non dovrebbero essere disturbate. Ma come si fa a sostenere una cosa del genere? Disturbate, sono massacrate, disturbate, triturate, ossessionate dai coloni, dai militari, dai mercanti, e quindi il missionario, riflettiamo, è anche un difensore di diritti umani, lo è, deve esserlo, perché difendere i diritti umani è parte del compito di un cristiano, è parte, non è una cosa aggiunta, un lusso che si mette qui all'occhiello, no? La seconda ragione era un po' più imbarazzante, dice le credenze religiose
che coinvolgono strettamente sia gli indigeni che anche i missionari, quali hanno ovviamente la loro fede, eccetera, sono in realtà convinzioni, concezioni, idee che non hanno molto significato al di fuori dei mondi culturali che le hanno prodotte. Ma se non fossero comunicabili, che ci saremmo a fare noi? Il senso del nostro mondo è di cercare faticosamente di comprendere, di rendere interculturalmente comprensibile una idea, una credenza che non sono così ragionevoli. Quello che pensano gli acciuari sono cose umane, cose assolutamente certe, bisogna conoscere la lingua e metterci tempo, queste cose. Quindi questo dibattito, lui era netto, secco, non accettava queste contrapposizioni radicali. Per lui l'antropologia era molto importante. Quello che lui diceva, il missionario è stato inviato per trasmettere, discutendo e dialogando, il Vangelo, con le parole ma anche con il comportamento quotidiano, cioè con il suo esempio. Io ho molto studiato questo, la Santa Caterina, come si chiama? Santa Caterina Corazon de Jesus, la vita esemplare, cioè l'esempio di vita che è fondamentale, non agire, non dire niente, non costringere, soltanto a far vedere, eccetera. Ma questo è il punto fondamentale della posizione di Angon. Tutto ciò, la trasmissione del Vangelo, doveva accadere attraverso, per mezzo di una conoscenza approfondita della società locale, che è l'unico mezzo per vedere una cultura dal di dentro, eccetera. Detto questo, qualche osservazione, gliel'ho fatta a lui, alcune approssimazioni un po' discutibili alla cultura religiosa degli acciari. Perché? Spesso il cammino è troppo rapido. Le fonti che lui interroga e delle quali riporta sono indigeni già mezzo cristianizzati, che hanno già fatto, adesso voglio essere cattivello, un'insalata. Perché guardate, siamo sinceri, la Trinità mica è una cosa che è così tanta. La transustanziazione. Dico, stiamo scherzando. Lo Spirito Santo, complicatissimo. Io, quando ero un ragazzino cattivello, ma sempre incuriosito fortemente di questi problemi, fuori dalla chiesa, nella mia parrocchia, chiedevo alla gente, tutti questi credenti, dico, che vuol dire transustanziazione? Era complicatissimo. Il Concilio di Trento ha stabilito che c'era effettivamente una trasformazione. Cose complicate teologicamente, ma perché mettersi in queste storie? Prendi i Vangeli, dove nei Vangeli c'è tutto quel che ci deve essere per una base, poi dopo negli anni poi anche. Allora spesso questa distinzione non è ben sistemata, si dà il processo come già avvenuto e il mescolamento è già diciamo un intervento che è stato fatto. E tradurre non è la cosa più semplice del mondo. Faccio l'esempio dello Spirito Santo, sta in questo libro qui. Vale la pena di menzionare le discussioni in base alle quali abbiamo definito il concetto di Spirito Santo. All'inizio si era scelto per la traduzione il termine soffio, maiai, per indicare lo Spirito Santo, però fu deciso di non tradurre il termine spirito come distinto da anima. Gli acciuar anima, come acciuar, dicono wakan. Wakane anima, immagini, l'anima. E allora, però, disse padre Siro Pellizzaro, era uno che se ne intende, spirito è meglio tradurlo ilianci, che è una sostanza spirituale che sta nella foresta, che sta eccetera, che è in genere pericolosa, ma potente, e che può essere addomesticata. Quindi hanno fatto tutta questa valutazione. Alla fine, sapete cosa hanno pensato di fare? Che spirito vuol dire in genere cattivo, i bianchi. Allora hanno detto che si poteva tradurre Spirito Santo Shirar i bianchi, che vuol dire buono spirito. Non lo so, può darsi che sia una buona soluzione. Ma che avanzamento abbiamo fatto noi sulla concezione di che cos'è lo Spirito Santo? Quindi ho qualche perplessità su questo, capisco che viene dalle pressioni del momento, eccetera. Ci sono cose anche più forti che... Ah, per esempio, c'è un esempio che io questo lo devo accennare per forza.
A un certo punto lui dice, cominciai a sentire la necessità che gli acciuari potessero conoscere le lettere o epistole degli apostoli, e se mette in una storia dei primi discepoli. Un giorno presi la lettera di Paolo ai Filippensi e la tradussi in acciuare, con l'aiuto di alcuni bilingui, mi convinsi che tutto poteva essere tradotto. Noia. La traduzione letterale ci hanno sbattuto la testa i protestanti per 40 anni. Non si può, perché, cioè, provate voi a tradurre karma e dharma dell'induismo in italiano. Io sto qua ad aspettarvi una settimana. Ci sono 14 significati diversi. Se non state in India 2 anni, voi non capite che cosa vogliono dire veramente, perché sono complicati i concetti religiosi. Sono complicati e non si esprimono semplicemente con una sola parola. No? Allora, cosa ho fatto io? Ho fatto una cattiveria di cui mi pento, ma insomma, a un certo punto lui aveva fatto un'altra lettera di San Paolo, la lettera ai Colossesi, che io mi ero studiato per bene, complicatissimo, eccetera. E lui mi diede il ciclo stilato della lettera dei Colossesi in lingua acciuara, me lo diede. Io avevo un mio collaboratore indigeno che era assolutamente bilingue, aveva lavorato 10 anni con la compagnia petrolifera, quindi perfetto bilingue. Gli ho detto, senti, me la faresti una cortesia, me lo traduci in spagnolo questo testo acciuara. Lui mi ha fatto quella che si chiama la back translation, cioè ha tradotto l'acciuara in spagnolo. Io non ho avuto il coraggio di controllarlo subito. Tornato in Italia, prendo l'edizione di Barcellona delle lettere di San Paolo, che è in spagnolo, e incomprensibile, c'erano delle cose, ma come ha fatto? Quindi che cosa era successo? Ora, avere sensibilità per queste complicazioni non sarebbe male. E comunque una cosa, che le cose più drastiche e più discutibili sono, per esempio, il termine arutam, che vuol dire spirito antico, corrisponde esattamente al vocabolo Yahweh nell'Antico Testamento ebreo. Questo non si può dire. Caro Yahweh, accetta l'osservazione di un tuo fratello. Poi dice tutto, Ezza il sole creò la donna dal corpo del è chiaro che è già avvenuto un intreccio, ma va benissimo, ma va distinto. Loro pensavano così, ha una logica la credenza indigena, io penso di poterla trasformare con un adattamento, eccetera eccetera. Poi dice il sole Ezza e la madre terra Nungui sono le due divinità principali. Se hai detto divinità, poi dici che sono le manifestazioni di Dio, che sono delle ipostasi di Dio, come fai a dirlo? Che bisogno c'è di dire? Per semplificare, io credo che abbiano influito gli Ezzerini, che sono i collaboratori del missionario, i quali hanno già elaborato, sono rapidissimi, perché loro sono intelligenti, creativi, mescolano, fanno insalate, e loro hanno interesse a essere visti dal missionario come gente che ha dato un contributo. E lì bisogna essere umano. Bisogna andare a fondo su ciò che gli indigeni veramente pensano. Io su Arutam ho fatto studi su questo, vi dico semplicemente che lì c'è una deformazione. Capisco che è la figura più importante per gli acciuari, è uno spirito degli antenati che è il più riverito, il più potente e quello che determina maggiore rispetto da parte delle persone, quindi è logico che l'abbiano scelto i missionari. Però se andiamo a vedere i repertori, gli studi antropologici, che saranno alcuni stupidi, altri superficiali, ma tutti cretini non possono essere, noi vi dico che cosa vuol dire. Bellissimo. Arutam, questo nome, viene attribuito a una pluralità di spiriti. Sono tanti, non è uno. Quindi ogni reductio ad unum, dire Dio è Arutam, è uno sforzo. Il padre Goetz, che è stato Tivello in questo, diceva non ci sono concezioni di Dio sommo onnipotente nella regione amazzonica, non ce l'hanno, ma non vuol dire che non la possano avere, ma c'è un processo lungo per spiegare, perché è spiegabile, non è che sia così incomprensibile. Allora, pluralità di spiriti che non si vedono direttamente,
se non in sogno procurato da sostanze psicotrope. Senza l'ayahuasca non viene fuori la luna. Quindi questo già è, cioè, tu ti devi prendere l'ayahuasca o il tabacco fortissimo. Secondo, questi spiriti antichi sono in qualche modo collegati con i loro discendenti e spesso con un territorio. Ognuno ha il suo Arutam, che riconosce in sogno qualche volta, lo riconosce e che lui protegge i suoi discendenti. Però la cosa fondamentale è la terza. L'intervento di uno spirito Arutam può manifestarsi solo se il soggetto invocante ha dimostrato un forte coraggio. Guardate, questa è una cosa molto importante. Non è una concezione della religiosità passiva, ricettiva, Dio provvidente fa, io devo soltanto aver fede e riconoscere la sua potenza. Io devo mostrare coraggio, perché il coraggio per gli Acciuani è fondamentale. Che devono fare? Nella foresta incontrano una ruota fiammeggiante, un'aquila gigantesca pericolosissima, un giaguaro gigantesco, già hanno preso un po' di sostanze, cioè. Loro devono prendere un paletto, andare contro con coraggio, rischiando di morire. Appena la toccano, la visione scompare, poi si prendono nuovamente la vasca, vanno a dormire e in sogno gli appare la ruta, se no non appare. Quindi il coraggio. Che tutto questo non è facilmente mescolabile, lo vedete voi, questi, però insomma si può con questo tentare strade che... Bisogna però descrivere bene il processo di trasformazione. Ultima caratteristica, non si può assolutamente, su questo sono tassativo, dire che gli Arutam sono datori di vita. No, sono orientatori di vita. La vita ce l'hai già, ce l'hai. L'Arutam, lo spirito tuo, dei tuoi antichi, ti dice dove va la vita, se avrai fortuna, se avrai molti figli, se avrai abbondanza di campi coltivati, se avrai molte mogli, cioè ti dà l'orientamento, il senso della vita, ma non si può dire che sono datori di vita. Dunque, la letteratura è ricca, ma Anne Meiser ha scritto delle cose molto belle nel libro, per esempio c'è un paragrafo, la multidimensionalità del termine Arutam, dove chiarisce molte cose, è brava, è un bel libro che ho letto con grande interesse. Ma vi voglio fare voglio concludere con un'osservazione che è singolare. Yangwam non è semplicemente uno che genericamente realizza un processo di inculturazione, cioè entra dentro la cultura, perché la letteratura ce l'ho tutta, sono due scaffali della mia biblioteca su inculturazione, insomma. Così, genericamente, guardate cosa vuol dire essere veramente inculturato. Ho vissuto molte volte il rito penitenziale con loro, il rito del tabacco. Negli ultimi anni ho potuto rivivere questa stessa esperienza con uno spirito nuovo. Ecco, il missionero missionavo, che dice la Anne Meiser, che a un certo punto si è trasformato lui, con una nuova fede, rinvigorita ed arricchita dai loro valori. Cioè io lo do, tutto questo ha funzionato, lo scambio. Ho partecipato così nello stesso loro ambiente della selva, facendo anch'io digiuno completo vicino a una tuna, una cascata, o vicino al corso di un fiume, cantando gli stessi anant, i canti tradizionali, canti di supplica, con le loro stesse parole e con piccole varianti, e prendendo anch'io quella bevanda così amara, come loro chiedevo anch'io ad Arutam, parentesi Dio, gli stessi doni e poteri che essi chiedevano, aggiungendomene altri in più ispirati dalla mia fede cristiana. Interessante, perché è una cosa al contrario. Lui si è in parte indigenizzato, ma non in senso negativo, si è arricchito, perché lui ha accolto la spiritualità indigena, l'ha ricondotta dentro un alveo che è quello della sua sensibilità e fede cristiana. Cioè. La letteratura sull'inculturazione è insufficiente.
I protestanti si sono inventati un termine contextualization, che sarebbe una specie di, ma ho trovato pochi esempi, poche persone che si sacrificano, che soffrono, che hanno questa curiosità conoscitiva, perché la conoscenza non è separata dalla vita, è un pezzo della vita di quotidiano tutti i giorni. La mia conclusione è questa. Io vorrei porre in evidenza alle autorità salesiane, in primis, e anche ad altri, con un certo disappunto, la mancanza di discussioni e analisi approfondite della originale e innovativa proposta missionaria di Angola. Questa è un'occasione che io ammiro molto, che ringrazio, perché è un primo esempio. Non è un uomo del quale bisogna finire di discutere. Questo bisogna sollevarlo sia all'interno dell'ordine salesiano come problema da discutere, da commentare, da una cosa su cui pensarci a fondo e poi diffonderlo anche altrove. Perché questa mancanza di discussione riguarda non solo il mondo missionario, ma anche quello antropologico. Salvo alcuni casi. Dunque, per esempio, Anna Meiser, sul libro, si è impegnata, come dicevo, in una breve analisi dello stile del carattere del personaggio, il missionario missionario, nel suo libro, che comincia un piccolo quadro di analisi del personaggio Yangon. E Philippe Scolà, il grande antropologo francese, ha fatto una cosa un po' strampalata. Nel capitolo 22 del suo libro di racconti di viaggio molto bello, Le lance del crepuscolo, c'è un capitolo che si chiama Parole del Vangelo, che è molto dettagliato e ricco di valutazioni su un personaggio immaginario. Parla a un certo punto di un padre Albo, nome indigeno Anguachi, che altri non ne separazionano il padre Borgo. E fa un quadro interessante, quindi vuol dire che comincia qualcuno ad analizzare questa figura. Ma ci rimangono domande difficili, non soltanto una valutazione intensa, completa, in termini generali della storia e dell'attività di Anna, ma soprattutto la più difficile delle domande. Chi continuerà? Chi continuerà e come adesso un lavoro cinquantennale di tale importanza e di tale innovatività come quello del padre Luigi Bolla? Grazie.